prima di cominciare dobbiamo mettere un attimo le carte in tavola. Che cosa sta... allora sette bello. Sì, c'è proprio la carta che si chiama sette bello. Sì. Allora, l'ultima volta io mi ricordo che io credo ancora di essere un fantasma, cioè io sono morto ancora dall'ultima volta, perché ricordiamo che l'ultima volta siamo andati in... allora eravamo andati in esplorazione, avevamo abbandonato la casa, ok? Partiamo dall'inizio. Avevamo abbandonato la casa ed era inverno, quindi la situazione è precaria. Ed eravamo andati dentro un wormhole in un'altra zona, ok? Dove abbiamo incontrato un tricheco con la cerbottana che mi ha ammazzato. Ora, se non sbaglio, Galileo la mia roba un po' l'ha presa, ok? Sì. E va bene, mi ricordo che il cappello l'avevi preso, che è quello che conta. So, voi, se non sbaglio, eravate ancora là nella zona nuova, ok? Sì. Voi dovrete tornare nel wormhole stando attenti al tricheco, ma comunque non dovreste passarci, cioè state attenti. Era vicino a una strada, mi ricordo, non mi ricordo bene dove, ma era vicino a una strada. Beh, comunque se non ti avvicini non ti attacca. Sì, infatti, mi ha scoperto poi che se non ti avvicini non ti attacca. Galileo gli era andato dentro e poi mi ha dato a me. Vabbè. Io dovrei essere... ecco, infatti, vabbè, io sono un fantasma e sono già al portale. Quindi l'ultima volta ero già andato al portale, molto bene. Buono. Ora, okay, però, voi dovrete... io vi aspetterò qui al portale. Voi dovrete tornare... da me e darmi e accompagnarmi un po', perché io, essendo inverno, nevica pure, non ce la farò mai nudo e crudo ad andare fino all'accampamento, che è anche molto lontano. Quindi è ancora vivo quello stronzo bastardo, vi ricordate? Vicino al portale c'è un rinoceronte meccanico che io avevo portato dalle rane assassine per farlo uccidere, però tornandoci non c'era più. E a quanto pare è tornato, guardate, eccolo qui. È tornato qui alla base, quindi è ancora vivo lo stronzo. Guarda, lo faccio spaventare, sono un fantasma. Sto trovando un sacco di cibo, by the way. Porco zio, sto morendo. Oh Cristo, adesso non mi dite, Devo fermarmi. Qui se muoio... no, allora fate una bella cosa. Prima... no, non so. No, di notte non ci spostiamo perché muori dal freddo. No, no, di notte no. Oh, è notte, uno ok. Di fame, io zero di... zero. Ma siete insieme? Dove sei? Dove sei? Non siete insieme, oh madonna. E ho 7 di vita, addio. Sto per arrivare. Dai, cazzo. Resistere ancora qualche secondo. Oh Cristo. Questa non ci voleva. Scherzavo. Questa non ci voleva. Allora Cristian, prendi tutta la sua roba. Prendi più roba che puoi e niente, si fa la stessa cosa. No dai ragazzi, dobbiamo tornare al... ma che tipo non c'era? Dovevate venire qua subito, dobbiamo tornare subito al campo. Non so se ce la farò ad arrivare al portale, anche perché è un lungo viaggio. Cioè vivo, intendo. Christian, non puoi fare altrimenti, purtroppo. No, no, non ho altra scelta. Infatti, cioè, noi siamo qua morti. Se come torniamo in vita, moriamo di nuovo, perché non l'ambiente non è nelle condizioni adatte per andare in giro. Qui c'è una bella decisione da fare. Torniamo in vita prima o dopo la notte adesso? Secondo me non è meglio... non resisto. Prima? Cioè non resisteremmo. Cioè io non morirei prima. Devo no, nel senso, facciamo in tempo adesso. Allora, contate il fatto che voi adesso dovete venire qua e poi dobbiamo farci tutta la strada. Non è che arriviamo di notte? Vabbè, mettiamo giù un fuoco, io ce l'ho. Ah, ma sopravvivi, sopravvivresti? Sì. Ah, vabbè, allora ok, sì. E comunque io ho solo due cappelli, noi siamo in tre. Non l'hai raccolto quello di Galileo? Sì, è il suo. Ah, e il mio è andato a puttane. Suo, non ce l'aveva mica Galileo. Cioè io no, ne ho visto uno da Galileo. E Galileo, tu mica avevi il mio? Io avevo quello in testa. E più un altro. E quindi è sparito il mio. Forse non lo vedo io, ce l'ho. Che no, non mi sembra. Era nel mio zaino allora. Era lo zaino. Ah, che cazzo. Io ho uno zaino. Come ci sono? Ah, eccovi lì, ok. Però vai, Galileo. Ah, c'è anche Chester, benissimo. Vai. Boom. Oh, io ci sono. Non mi fa fare perché c'è Galileo probabilmente. Ah, eccomi. Sì. Ok. Io ho questo, c'ho. Allora, vai. Via, Galileo, prendilo tu e andiamo. Su. Veloci, il cibo. Il cibo, ok, allora la sanità mentale. Niente, arriverò all'accampamento. Arriveremo morti, però prendo dei semini. Ogni tanto, Cristo, su, ok.
Però ci noi lasciamo finché abbiamo Oddio, destra. Ok, minchia, abbiamo passato. Se Davide ha freddo, gli diamo il cappello per un attimo. Giusto, così. Giusto. Mm-hmm. Finché riusciamo, poi se abbiamo freddo... Il problema maggiore attualmente è la mia sanità mentale. Poi il resto è abbastanza buono. Ovviamente la... io ho 50 mia. Di vita massima, eh. Cristo, sto... ho freddo, merda. Vabbè, oh Cristo, anch'io, sto prendendo... No, bisogna mettere giù il fuoco. Basta. Vai, metti giù il fuoco. Ok, oh. In Chester c'è qualcosa, no? Arrivano i cani, siamo... Come arrivano i cani? Che sfiga, oh. Che merda. Rip. Ci facciamo delle torce, vediamo. È la nostra unica possibilità. Sì, hai da fare 3 torce. Ma... Sì. Comincia già a farle. Tanto non si consumano se non ce l'hai in mano, no? No. Ok, grazie mille, perfetto. Nel caso scappare. Attenzione! Cazzo, sono già qui, merda. Via. Si prosegue, niente. Ognuno. Merda, io ho 15 di vita. Mi hanno stufrato. Vabbè, ma con le. Ah, tu sei morto, cazzo. Ci siamo distratti, Ci siamo distratti. Ma non potevo scappare io. Che cazzo di lag. No. Ah, ma voi state anche laggando, minchia. Quando arrivano tante robe a schermo. Porco. Merda, ma è difficile sto invest. Io sto sopravvivendo perché ho la torcia. Scappate, andate dai maiali, verso i maiali. Ma io adesso il problema è che io non so bene dove sono in merda, devo fare la svelta, guardare la mappa. Così non... ciao. Ma a parte che ragazzi, i maiali stanno dormendo. Porco Giuda. Vabbè, devi correre in giro adesso a casa. Sì, adesso ho pure freddo. La torcia non dura tutta la notte, Ha pure freddo, la torcia si consuma e niente, ci muoio anch'io. Ragazzi, siamo morti, ciao, basta. Ma come si fa, scusa? Sì, ma l'inverno è iniziato in modo molto violento in questa partita. Niente. Di solito inizia in modo più soft. Niente. Ragazzi, qua non si può più fare niente, Basta, siamo fritti. Basta, siamo fritti ormai. Allora, secondo me il nostro errore è stato andare in giro. In inverno bisogna stare barricati fermi. Dobbiamo... Sì, però bisogna... Uno dei nostri obiettivi sarà quello di accumulare più cibo. Esatto, bisogna accumulare più cibo. Quindi Galileo, ricordati che... Allora, facciamo così, facciamo tipo un risparmio, no? Cioè, per tutto il cibo che prendiamo, creiamo una cassa e ne mettiamo un po' lì dentro. Tipo prendi 4 bacche, una la salvi, una la metti via, no? Esatto, infatti, così che intendo. E così via. Però ci servirebbe un frigorifero, sennò va tutta male. Esatto, quindi vabbè, il frigorifero sarebbe l'ideale. Se non c'erano i cani, probabilmente ce l'avremmo fatta. Eravamo tutti uniti. Sì. Al villaggio. Niente, quindi questa partita finisce qua sicuramente. Ora, ovviamente, ne ricominceremo altre. Tanto ormai faremo un po' così. Giocheremo un po'. Quando giocheremo a Don't Starve in Live, facciamo un po' di cose così. Quindi questa partita, dai, è stata una buona partita. Credo che sia stata anche quella più... Non dico più longeva, però quella più... in cui abbiamo fatto più cose, perché siamo riusciti ad arrivare all'inverno, poi siamo morti per i cani nell'inverno. Cioè, non siamo morti per l'inverno. No, infatti. Siamo morti per i cani che sono arrivati nell'inverno, quindi... Dai, abbiamo fatto qualcosa di molto interessante. E niente, quindi questa partita finirà qui. Salutiamo questo server e... Rip. Mostro un attimo la mappa, sono giusto per farvi... Questo. Farvi capire come cosa abbiamo fatto. Come vedete, abbiamo esplorato tanto, abbiamo trovato tutto quello che ci serviva. Ma nulla, niente. Bye bye, sir. Do it. Eccoci qua. No, lo chiameremo Sopravvivenza Estrema. Bear Grylls ci fa una. Pippa. Ecco qua, sopravvivenza estrema, Bear Grylls ci fa una pippa. Ecco qua, descrizione. Ciao. Generating world. Ecco qui la nostra partita che si crea. World. Ah, adesso abbiamo la possibilità di cambiare personaggi. No. Che ne dite se tipo provassimo di nuovo? Tipo, allora, vabbè, Christian l'aveva già preso uno nuovo, quindi potresti magari riprenderlo quello, perché comunque non l'abbiamo usato. Io di sicuro non uso quella puttana lì. Tu di sicuro non usi quella puttana, e io potrei anche cambiarlo, perché sai, il robottino lo sto usando da tanto tempo, non ho mai provato nient'altro, quindi ora vedremo un po'. Ecco qua. Bene, ok, bene. Quindi si provano due personaggi nuovi. Madonna, che figo che è, però. Allora, io sarò... Io sarò Wes. Io ho 113 di vita. Voi?
150. Io 150. Ah, ecco, vedi? Ecco qua, io 103. Vabbè, oh, cioè non è che sia, se è questo lo svantaggio. Però sì, scommetto ma non che ha vantaggi. Però scommetto che sì che ha vantaggio, ballonmansia. Ecco qui, ho dei palloncini. Ho dei palloncini nell'inventario. Inflate posso fare col tasto destro. Provo? Mazzo. Provo? Sì. Mink, ma dici che forse puoi attirare nemici verso quel palloncino? Non credo mai nella vita. Guarda, me lo posso portare in giro, spingendolo. Me lo posso portare in giro? Sì, Davide, è notte e noi non abbiamo il fuoco, punto. Ciao Wendy. Salve. Ti vengo dietro un attimo, Wendy verrà stuprata Wendy verrà stuprata. Dai, però è bella sta cosa, così proviamo tutti i personaggi. Ora, come abbiamo fatto col personaggio di Christian, ora staremo ad aspettare finché non capiremo quali sono i miei vantaggi, perché comunque vedremo. Invece Galileo, gli svantaggi, allora il vantaggio è che lui può camminare, non ha paura del buio. Però quindi, la caccia credo... viene cacciata da una sorella gemella che io non vedo rivedere. Io ho il fiore di Abigail nell'inventario. Ecco, lui ha il allora... fiore di Abigail nell'inventario. Che cosa servirà questo fiore di Abigail? Ah, non lo so io. Per fare mamma non mamma, ovviamente. Allora dai, parte la ricerca del villaggio del cazzo. Già, adesso sì, siamo in quella fase in cui abbiamo comunque... ognuno ha le sue cose per sopravvivere. Io adesso posso farmi nascere, ad esempio. E si va da soli per un po', ovviamente senza allontanarsi di 8 km e mezzo ciascuno. Guarda, io come in ogni esplorazione di questo gioco comincio già a trovare mare. Allora, ho trovato un nido di ragno, dobbiamo farlo fuori adesso finché possiamo, subito, quindi no. Io mi avvicinerò. Ok, porco Giuda 3. Guarda te, ok, io te li distraggo. No, me li devi distrarre tu perché se mi attaccano a me probabilmente... Ah, aspetta, no, stai, non fa niente. Metto giù il pallone. Vediamo, sì. No, attaccano un pallone, no. No, non capisco. C'è qui il pallone di una renna, però. Di una renna. Morto, una ragnatela, bene, ce l'abbiamo. Ma io posso metterne quanti cazzo ne voglio, vediamo. Sì, attacca. Posso metterne 300 milioni. Ah, no, non servono a distrarre comunque, perché comunque i ragni non ne sono afflitti. Ok, magari quante ragnatele hai, Galileo? Una. Ok, forse... Oh, ma quanti sono? Vai, Galileo, vai. Ti in mente una cosa, se provassi tipo ad attaccarlo, vediamo, non si può. Ah sì che si può, esploso, mi sono fatto danno. Utilissimo finora. No, aspetta, mi ha tolto tipo 2 di vita, però... Salutiamo So Gameplay. Però, Scusa, da quando i palloncini che scoppiano fanno male alla salute? Prova a scoppiare, tanto ti toglie al massimo 1-2, prova. 5 toglie. Ho sentito un rumore. Ah, salve, Cristo. Adesso vedi che lo one shot al palloncino. No, ma dai, ma non può essere. Deve avere un'utilità, senti, questo è chiaro, no? No. Senta, non può l'utilità essere abbellire l'accampamento. Mi scusi con tutto rispetto. Te lo ripeto, quel personaggio è inutile. Senta, se io voglio creare un gioco, non metto roba inutile nel mio gioco. Fidati. Senta, vaffanculo. Lei diventa un castoro mannaro. Mangia legno di merda, questo... mangia legno del cazzo. Scusate, devo tagliare un attimo l'albero. Dai, cosa vuoi, hai perso la sorellina, bastardo. Dentro io di me. Ho 14 di fame, non capisco come. 13. Ecco, perché sei inutile. Ma no, perché sono inutile. Cioè, ah, forse dite che anche la fa. Sì, sei una merda. Senti, vaffanculo. Guarda, se scopro che i miei palloncini sconfiggono Dio, guarda, guarda, io adesso lo vado a vedere. E poi non te lo dico, però, lo devi scoprire tu. Oh, ragazzi, ho trovato un villaggio. Oh, villaggio. Ragazzi, villatore. Era sotto il portale il villaggio. Ma non ci credo di tutta la vediamo. Madre. Oh ragazzi, ho trovato un... Vabbè, sono... È un villaggio. Aspetta. Ah, scusate. Ok, qua su, Madonna, forza. Sei proprio una checca. Ma che cosa vuoi? Senta, ho problemi con la fame. Ah! Sono più che dotato. Guarda come fa un vero taglialegna. Taglialegno di merda. Minchia. Vado alla tana io. Ok, vaffanculo.
Lo metto qua al fuoco fico, il signor Gentile. No, qui dove sono io, qua. No, va bene anche lì, no, è vero, c'è più spazio, mettetelo lì. Aspetta, ma Cristian, Galileo ha preso la mia roccia. Dagli la roccia a Cristian, Galileo. Ma ti serve la roccia? Allora, qualcuno cazzo. Faccia un cazzo. Allora, ehi, famo, lo dico io, porco. Ecco, adesso mi avete fatto sprecare la roccia, perché il gioco è buggato. Come il gioco è buggato? Cioè, stavo andando giù, ho interrotto l'azione, no? E mi ha tolto la roccia senza darmi il fuoco. Che testa di cazzo. Solo per il vostro cazzo di dubbio. Ma che dubbio? Aspetta. Ma cosa aspetta? Adesso mancherò 3 di rocce e non ce l'ho. Galileo, la roccia che ti ho dato a te, che cazzo? Io gliel'ho data a Cristian. Mancano 3. Madonna, sentite, mettete giù un cazzo di fuoco. Che faccia della cazzo di luce, faccia del cazzo di calore. Perché io ho 4 di fame e molto probabilmente lo sarà per tutto il resto della serie. Ok? Ma io sto per diventare un lupo mannaro. Senti, ma vaffanculo te, lupo mannaro, meglio, va. Così almeno te vai fuori del coglione, animale di me. Si ti ammazza. Adesso parliamo, adesso ci ammazziamo tra di noi. Ecco che muoio di fame.